Sì. Vabbè, la domanda è questa, insomma, cioè il turnover non ha pagato o è stato sbagliato il piano partita? No, per me non era turnover. Io ho messo in campo quelli che secondo me potevano fare la miglior partita. Nel calcio ovviamente c'è un responsabile che è l'allenatore, che sceglie in base a quello che vede durante la settimana, in base all'avversario, in base alla condizione fisica generale, in base alle partite seguenti, in base a tante cose, tantissime valutazioni sono inimmaginabili per uno che non fa questo mestiere. E quindi, ma io non sono come il marito che si taglia le palle da solo per fare il dispetto alla moglie. Quindi io cerco sempre di mandare in campo quella che secondo me è la migliore formazione in quel momento. Secondo me quella era la migliore formazione. Poi a volte si azzecca, a volte non si azzecca, a volte si azzeccano i cambi, a volte no. Ma ci sono tantissime variabili che fanno sì che le tue scelte possono essere azzeccate o no. È andata male. Secondo tu hai sbagliato. Io? Secondo te? L'allenatore quando perde sbaglia sempre. Vabbè, non può essere così banale, dai. No, ma non è banalità. La legge del calcio ci insegna che il responsabile uno è l'allenatore. Quindi quando si perde l'allenatore evidentemente qualcosa ha sbagliato assieme. Fortuno, pensi di aver sbagliato? Ma io quando avevamo giocato quando avremmo dovuto giocare la partita a Novara per la prima volta, avevo messo in campo la stessa formazione, quindi dentro la mia testa c'era il fatto che secondo me quella era la formazione migliore in quel tipo di partita. Cioè vedi, ragionare col senno di poi secondo me è una delle cose più deleterie che ci possa essere nel calcio, perché qualsiasi cosa fai, qualsiasi formazione metti in campo, qualsiasi scelta tu possa fare prima di una partita, ci sarà sempre un gruppo di persone, delle persone, dei giornalisti, mass media, quelli, chi volete, che non è d'accordo, come è giusto che sia, perché io sono convinto che c'erano tantissime persone che condividono la formazione, come tantissime altre persone che non la condividono. Quindi se noi dobbiamo fare una scelta in base alla condivisione generale degli utenti, allora mettiamo un sondaggio prima della partita, vediamo chi preferisce la gente e mettiamo in campo chi ha la percentuale più alta. Ma siccome non è così, siccome c'è un allenatore che sceglie, l'allenatore si prende le sue responsabilità, poi a volte le cose vanno bene, a volte male. Ma una cosa è certa, che quelli che ho messo in campo li ho messi perché ero convinto che potessero fare meglio di altri. Tutto qua. A volte quando si... Allora, per quanto mi riguarda, il Pescara remissivo non ci andrà mai in campo. Eventualmente ci sarà un Pescara che ha dei problemi dati dal fatto della bravura dell'avversario, dalle condizioni meteorologiche, del campo, dalla condizione mentale, da tantissime variabili di cui ho parlato prima, che fanno sì che tu non ti possa esprimere al meglio. Se noi andiamo a considerare che ad Ascoli questa squadra, la stessa, con 10 undicesimi, per 70 minuti ha fatto il Barcellona, e poi si presenta a Novara e non fa il Barcellona ma fa un altro tipo di gara, è da considerare il fatto che non è che sono, cioè non era un atteggiamento voluto questo, no, ma assolutamente no, non è che, anzi più per merito dell'avversario, questo no, è... perché noi con la stessa squadra siamo andati ad Ascoli a fare la partita, noi siamo andati a Novara per fare la partita con determinati giocatori, ma non ci siamo riusciti. Nel calcio ci può stare, voglio dire, come ci può stare tante volte che riusciamo a fare la partita, purtroppo. Ripeto, nel calcio non è che c'è una variabile fissa che tu sei convinto e le tue convinzioni sono sempre esatte. No, non sono sempre esatte. Come sbagliano i calciatori, gli arbitri, possono sbagliare anche gli allenatori. Ma una cosa è certa, che gli allenatori sbagliano sempre credendo fermamente in quello che fanno. Poi si può sbagliare, i cambi ci sono per rimediare, e mi sembra che tutto sommato, da quando ci sono stati cambi, qualcosina in più abbiamo fatto. Poi non è arrivato il gol, magari se avessimo fatto il gol sarebbero stati tutti i cambi perfetti. Rispondo a quello che ho detto prima, Selasi e Bruno ad Ascoli avevano fatto Iniesta e Xavi, cioè voglio dire, avevano fatto benissimo, costruendo tanto, creando tante opportunità da reti. Però noi ci stiamo fossilizzando sul centrocampo quando
a far male ha fatto anche davanti, cioè voglio dire, noi stiamo dicendo il centrocampo con poca qualità ha costruito poco, però è anche vero il dato che emerge da questa partita in generale è che la squadra fosse troppo lunga, ecco, quindi chiaramente non è che stiamo parlando lunga nel senso era spaccata in due, perché comunque gli attaccanti erano molto distanti dal perché non riuscivamo a tenere palloni davanti, perché non riuscivamo a creare determinati non riusciamo ad avere determinati meccanismi con nelle giocate sullo stretto con le nostre punte, cioè, con i nostri attaccanti, questo, e quindi quando arriva la palla e tu non la tieni è normale. Sì, ma assolutamente di sicuro c'è una cosa che noi non abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto fino a questo momento, però in un campionato ci può stare, se no finirebbero tutti a 126 punti. Allora, per quanto riguarda Cocco, non è che ci possiamo nascondere dal fatto che noi ci aspettavamo, tutti noi ci aspettiamo, non che mi aspettavo, mi aspetto, perché sono convinto che possa uscire fuori da questa situazione qualcosa di più, perché lui ha le potenzialità per fare molto ma molto di più, è in un momento evidente di difficoltà, e quindi dobbiamo cercare di avere un po' di pazienza, perché nel frattempo ci sono altri giocatori che stanno molto bene, aspetteremo il suo momento e che sicuramente arriverà senza eviterei anche se è abbastanza normale, eviterei di fare un caso Cocco. Ci sono dei momenti della stagione in cui un giocatore magari si sente anche appesantito troppo da responsabilità, da pressioni, perché ci si aspetta molto da lui, quindi in questo momento bisogna lasciarlo un po' tranquillo, perché tutti noi, io almeno, sono convinto delle sue potenzialità, ma le hanno dimostrate, ma sono convinto che possa venire fuori da questo momento. Ci vorrà un po' di pazienza, ci vorrà anche un po' di fortuna, e penso che capiate in cosa voglio dire. Gollettino potrebbe far comodo. però è abbastanza, io credo che sia abbastanza umano che un giocatore da cui ci si aspetta molto, che è arrivato con tante aspettative, con tante prerogative, possa trovare un momento di difficoltà in cui, nel momento in cui non riesce a dare quello che può dare. Quindi ci vuole un po' di pazienza. Questo è un momento così, bisogna tutti noi essere positivi. Tutti, anche l'ambiente, invito a essere positivo, perché ci sta che un giocatore in un momento possa passare un momento con particolare. La tematica che a Novara non lo ha aiutato neanche appunto, cioè si fa un processo ci mancherebbe, il momento di difficoltà c'è, è evidente, e c'è, però insomma sembra che abbiamo perso, cioè da quello che vedo, che sento, che leggo, sembra che abbiamo perso a Novara perché c'erano Bruno e Cocco, cioè. Abbiamo perso a Novara perché Pescara non è stato il Pescara, tutto qua. Ovvero che questo ragazzo ti stoppo, non è vero, non è così. Non è così, però se passi da qualche bar di periferia, vabbè, è una coincidenza. La terza, no, vabbè, ma è una coincidenza, anche perché, cioè voglio dire, se deve andare in nazionale ci va lo stesso, anche se non è squalificato, quindi non è che uno. Torniamo al marito che. Cioè... Allora, è una cosa gravissima, secondo me. Nella vita si può sbagliare, come sbagliano tutti, come lui ha sbagliato a Vicenza, ma nella vita, come si suol dire, perseverare è diabolico. Io lo, giustamente, come è giusto che sia, l'ho ripreso già davanti a tutti i compagni. Lui sa di avere sbagliato, pagherà per questo, ma è una cosa che fa parte del nostro regolamento interno, quindi sicuramente pagherà. Ma non lo so, cosa pagherà. Per il momento pagherà qualcosa. Se continuerà su questo, direi però la faccia, perché no, a parte gli scherzi, no, ma perché io sono convinto che portare la fascia di capitano sia una grossissima responsabilità. Non è non è una cosa fine a se stessa avere una fascia al braccio. La fascia al braccio vuol dire dare l'esempio, vuol dire guidare i compagni, vuol dire avere la lucidità di capire i momenti, di, se vuoi, frenare i più giovani che sono molto più istintivi, e non viceversa.
e quindi lui sotto questo punto di vista deve crescere, perché è la seconda volta che fa, che commette un errore del genere, e non deve assolutamente più farlo, perché un capitano non si può permettere di fare queste cose. Sì, vabbè, ma è ovvio che me lo sarei preso un punto in più, questo è ovvio. Però a volte queste sconfitte aiutano a crescere. C'è capitato già ad Ascoli, e da lì penso che c'è stato qualche miglioramento. Noi siamo una squadra in continua maturazione, in continua crescita, che ha bisogno anche di questi passi falsi per migliorare ulteriormente. Ma se andiamo a considerare che siamo una squadra nuova, completamente nuova, perché siamo completamente nuovi, giovane, e che siamo a 5 punti da 2 corazzate, io penso che non bisogna fare drammi, penso che bisogna essere consapevoli del fatto che ci saranno anche queste altre partite di questo genere in cui andrà in difficoltà. Però mi aspetto che dopo una partita come quella di Novara, in questo tipo di difficoltà ci sia un miglioramento che è essenziale per superare questo tipo di partite che capiteranno ancora.